È entrata nel vivo a Castrovillari la 22esima edizione di Primavera dei Teatri, il festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea. Ad aprire la programmazione dedicata al teatro, Quinto Canto, Inferno, Dante, un breve studio di scena verticale interpretato da Saverio La Ruina, con le incursioni canore di Cecilia Foti e l'occhio esterno di Dario De Luca. Il festival si propone di interrogare il presente, aprendo riflessioni su tematiche fortemente attuali come le trasformazioni e le contraddizioni della famiglia contemporanea, questione al centro di Dei figli di Mario Perrotta. Il tema della genitorialità è stato protagonista anche di Dammi un attimo per il progetto Calabria Showcase promosso dalla Fondazione Teatro Politeama Città di Catanzaro, un lavoro scritto e diretto da Francesco Aiello e Maria Silvia Greco, in scena insieme ad Elvira Scorza, per raccontare la vicenda di due giovani incapaci di immaginarsi genitori nel mondo della precarietà. Riprendendo dopo due anni, no? Dopo questa pandemia, quindi in qualche modo stiamo oltre, e la cosa che è fantastica, che mi sono trovato a riverificare, è il fatto che al di là degli artisti che vengono da fuori, ma ci sono tantissime persone, anche amici, che arrivano dal Trentino, dall'Emilia, dal Piemonte, dalla Campania, per essere con noi al festival a vedere gli spettacoli. Debutto anche per Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani con Confessioni di sei personaggi, spettacolo ispirato ai sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. La famiglia e la relazione tra padre e figli sono stati protagonisti di Real Heroes, performance itinerante e immersiva di Mauro Lamanna e Aguilera Giustiniano, che racconta le storie di due padri costretti a separarsi dai loro figli per amore, per dovere, ma soprattutto per resistenza. Grande partecipazione e lunghi applausi per l'anteprima nazionale di Danzando con il mostro, il primo gesto artistico comune di Serena Balivo, Mariano D'Ammacco e Roberto Latini.